Un saluto Levante e bentornata sui Music Fan, ciao! Ciao, eccoci. Beh, guarda, innanzitutto è un piacere trovarti e ritrovarti. Noi appunto ci siamo intravisti l'ultima volta in occasione del concertone del 1º maggio, ma ora l'occasione è decisamente ghiotta, perché innanzitutto dobbiamo dire che il 27 di settembre ci sarà questo grande evento dell'Arena di Verona, però parlando del tour estivo hai detto che questo è un vero e proprio riscaldamento prima dell'incontro più temuto. Come sta andando? Sta andando molto bene, devo dire che come riscaldamento è positivo. E sono state quelle che abbiamo già fatto, sono state le tappe meravigliose in cui ho ritrovato un pubblico molto caloroso, molto affezionato, molto partecipe, perché poi finalmente siamo tornati a cantare come un tempo, no? Prima del Covid, quindi la gente si alza in piedi, si mischia, poga, salta, canta senza mascherine, è tornata alla normalità. E poi siamo in forma, cioè sul palco è come se non fosse cambiato nulla, nonostante i 2 anni d'assenza dal 2021, l'ultimo tour estivo. Quindi siamo molto felici. Ma sai, quello che poi è bello del tour è che è proprio l'occasione per esprimersi anche dal punto di vista musicale e dei suoni. Proprio concentrandoci dal punto di vista sonoro, qual è l'approccio che avete scelto per questo tour, che è un po' differente anche rispetto ai più recenti? Sì, è molto più rock, è un concerto molto più organico, ci sono tante chitarre, è molto suonato, anch'io ho ripreso a suonare la mia Jaguar, insomma è un concerto muscolare che ti fa saltare, è molto energico, la scaletta è dal punto di vista fisico anche provante perché bisogna essere allenati. E infatti lo siamo, per cui quello che poi accade anche durante il live, è inevitabilmente l'alzarsi di tutti e avvicinarsi al palco. Poi la security mi odia, ma è quello che inevitabilmente avviene. Io non posso mica dire state seduti, no, no, alzatevi, fate Ma sai, è anche una questione, certo, ma è anche proprio una questione di dare e avere, quel dare e avere di energia che tra l'altro colpisce proprio anche nella scelta dei brani della scaletta e soprattutto anche brani un po' meno recenti nella maniera in cui sono stati riarrangiati, come poi convivono anche con i pezzi dell'ultimo progetto di Opera Futura. sì, diciamo che rispetto ai primi dischi, le ultime produzioni sono molto corpose, per cui senza trasformare i primi lavori abbiamo trovato un buon incontro, credo. Semplicemente avvicinando i suoni nuovi a quelli vecchi, semplicemente questo. Non sono stati aggiunti chissà quali synth, però per esempio mi viene in mente Duri Come Me. Duri Come Me è rimasta folk esattamente come era nata. Magari abbiamo aggiunto dei cori, quindi diventa più corale anche verso la fine. Cuori d'artificio è diventata, ha acquisito una sorta di versione più all'alt-j, quindi più semplice, meno rock, meno esplosiva dal punto di vista dei ritornelli. Però molto sospesa, molto emotiva. Ecco, questo abbiamo fatto. Ma niente è stato modificato, perché poi è bello anche che si senta la diversità, no? E la crescita del percorso. Per cui è bello ritrovare la semplicità di Alfonso con l'ukulele e poi la produzione di Bravi Tutti Voi o Andrà Tutto Bene, che è molto molto corposa. Beh, diciamo che appunto uno dei punti forti anche di questo progetto, oltre proprio alla scelta dell'approccio sonoro, è anche la tua interpretazione, che forse è ancora più sentita, proprio si sente, si avverte questa tua voglia di palco. Beh, tantissimo, quello è innegabile. Io non riesco a stare lontana dal palco. E poi dal vivo succede qualcosa per cui le trasformo ancora di più le canzoni. Cioè, vocalmente mi lascio tanto andare, mi diverto a giocare, a modificare un po' le melodie. Ripeto, senza trasformarle poi troppo, perché è bello anche che la gente canti insieme a te, quindi è bello dare alle persone un po' quello che si aspettano e a volte anche sorprenderli.
Decisamente, ma tra l'altro quello che mi colpisce anche è proprio legato all'ultimo album, dove hai messo comunque in risalto un'introspezione forse anche più marcata, con delle sonorità decisamente particolari. E quello che mi colpisce davvero è che nel live si possono forse cogliere ancora di più le sfumature di questo disco. Sì, ci sono dei brani che sono estremamente introspettivi, che però serbato, diciamo, per l'Arena di Verona, perché lì Opera Futura la interpreteremo dal primo all'ultimo brano. Nella versione estiva stiamo interpretando i brani più muscolari, più energici, da Capitale mio capitale a Fa male qui, Leggera, ecco, quelle più muscolari le stiamo già cantando e suonando. E questo è sicuramente uno dei miei dischi più introspettivi, ma anche per il tempo in cui è stato scritto, la pandemia e poi il postparto e anche il periodo della gravidanza. Racconto di momenti molto molto intensi e inevitabilmente questo disco ha sintetizzato questa intensità. E mi piace proprio questa energia e questo riscaldamento del quale parlavamo prima, ma perché incontro più temuto, quello dell'Arena di Verona, a parte quella che è la sacralità del luogo? Sì, è temuto per la sacralità del luogo, per la grandezza del luogo, per il fatto che io mai avevo sognato di poterla fare l'Arena di Verona, e quando invece mi è stato detto sei pronta, puoi farla l'Arena di Verona, mi sono tremata le gambe, non lo nego, per cui quello lo vedo proprio l'incontro più temuto. Allora mi sono immaginata questo live estivo come una sorta di livelli, no? Livello 1, livello 2, livello 3, fino ad arrivare al castello dove c'è il drago da sconfiggere. Mi sono vista come una sorta di Mario Bros, ecco. Ci sta, ci sta. Devo dire che no, mi piace proprio questa idea. Mi piace anche l'idea della cartolina, delle cartoline e anche una specie di vetrina, direi, una vetrina di quella che è la musica di Levante in questi anni. E proprio tra l'altro, io mi sono ascoltato una playlist dei brani che proponi in questo tour e trovo ancora più palese questo tuo obiettivo di trasformare la rabbia in forza. Oggi, a livello musicale, a che punto è questo passaggio? Quanto la musica rispecchia davvero la tua volontà di andare oltre, al di là di quelle che sono anche le logiche discografiche? Guarda, in toto rispecchia la mia volontà di andare oltre, nel senso che io faccio musica in maniera egoistica da sempre per risolvere, sciogliere dei nodi, diciamo così. È sempre stato così, l'ho sempre utilizzata come valvola di sfogo. Ecco perché spesso parlo tanto di me, perché è me che cerco di scoprire, di capire. È il motivo per cui ho iniziato a fare questo non mestiere, però all'inizio era semplicemente una grande passione, e questa passione mi ha aiutata a superare dei momenti di difficoltà, e tuttora ha la stessa funzione. Poi la cosa bella è che nel tempo mi sono resa conto di quanto la musica aiutasse anche chi mi segue, e questo è bello perché ti senti anche capita dagli altri. Pensi, ok, non sto parlando solo di me, ci sono un sacco di persone che sono esattamente nella mia stessa situazione. E quindi la condivisione della musica mi ha aiutata a sentirmi meno sola, certamente. Le logiche discografiche io non le ho mai seguite, e credo di averlo dimostrato in tutti questi anni, ma lo dimostrano anche i numeri. Io non sono quasi mai prima in classifica, ma perché? Perché seguo il mio gusto. E a volte il mio gusto incontra il gusto degli altri, a volte no, però io non sento di volermi tradire, ecco. Sì, ma il pubblico apprezza moltissimo questa tua coerenza, ed è una coerenza comunque musicale, artistica e personale. Poi, sai, per esempio, anche quello che è successo 3 anni fa con Tiki Bom Bom, una canzone che sappiamo quanto è stata bella, quanto è stata apprezzata anche dal mondo delle radio, che vediamo che è talmente difficile riuscire a incontrare quello che è il gusto delle radio, il gusto del pubblico, e tu dimostri davvero con la tua semplicità e con la tua sincerità di riuscire ad arrivare al pubblico delle radio, al pubblico del live e anche al pubblico dello streaming. Non è così semplice riuscire a far combaciare questi dati.
Grazie, grazie. Ma infatti io di quel risultato sono molto contenta, non me l'aspettavo assolutamente. Sentivo di aver scritto qualcosa di corale, ma non di quintetto corale. Sono felice, sono felice che comunque senza, come dire, scendere a compromesso, sono riuscita ad arrivare a molti. Questo è bello, è una grande soddisfazione. Beh, come poi anche nell'ultimo singolo, che è un bell'esempio anche proprio di scrittura per immagini, grazie anche, come dire, ad un omaggio a un grande del cinema come Peter Greenaway. Sì, beh, lì ci siamo divertiti tantissimo perché grazie a Giacomo Triglia, che è il regista di questo video dell'ultimo singolo, Canzone d'estate, abbiamo messo in scena questa donna che alla fine si lascia mangiare da questi personaggi, che sono poi il cuoco, l'amante. Insomma, ci sono un po' di personaggi particolari, molto divertenti. E ha messo in scena un po', ispirato da Greenaway, il concetto di quello che penso dell'amore, cioè il fatto che quando ti dai a qualcun altro, il rischio è quello di farsi mangiare, di mangiare a tua volta o addirittura, se va benissimo, di banchettare insieme. È un po' quello il senso del brano, del singolo, del video. Ma io credo che comunque in generale questo brano, grazie forse anche alla collaborazione con Andrea Bonomo, comunque un artista estremamente particolare, poi capace davvero di cogliere determinate sfumature, sfaccettature, voi, tu siete riusciti davvero a creare un invito a scoprire proprio la circolarità dell'arte, proprio con questa capacità di descrivere per immagini, certa, con delle immagini anche una certa situazione, anche un punto di vista. Sì, diciamo che insieme ad Andrea Bonomo e David Roberts nel 2018 uscì fuori questa canzone molto divertente che non era indirizzata a me, essendo noi autori curci pensavamo che l'avrebbe potuta cantare qualcun altro, e poi è rimasta nel cassetto e l'ho cantata io. È stata una bella ispirazione, Andrea si è messa al piano ha abbozzato le prime note e io sono intervenuta col testo. E ovviamente, come spesso mi capita, quando scrivo canzoni leggere, ci metto sempre la mia nota malinconica e il risultato è stato Canzone d'estate. Assolutamente, credo sia un bel manifesto. Sono veramente curioso anche questo pezzo di poterlo ascoltare poi dal vivo anche all'Arena di Verona. Non manca molto, ma di live ce ne sono ancora tanti. Sì, sarà una bellissima estate, la chiuderemo a Noto il 25 di agosto e poi si vola dritti all'allestimento per l'Arena di Verona. Grazie Io non posso che ringraziarti, ti auguro buona musica, buona estate e a prestissimo. a presto.